Cosa stai facendo? Stai piangendo? Mimmo, benvenuti a Qui Studio Voi Stadio, perché è la serata che Pesce attendeva da una vita. È la serata di Champions League, la partita più importante di tutte le partite che si giocheranno dopo, nello stadio più importante contro i campioni. E devo dire che c'è un Mimmo Pesce già emozionato. Mimmo, tutto bene? E vedo perché sì. Stai piangendo. Vabbè, ma vamos a cagar! Vamos a cagar! Come? Vamos! Come? Scusa, non ho capito bene. Tra l'altro, il Napoli. Andiamo a. Ad attaccare! A vincere! Vai, ganar! Sei ganar, bim! Vamos! Vamos! Dai, vediamo la formazione. Ti ci mettere anche te. Reina! Gulam! Cuba Libre, Alba, Albiol, Casadiello. Uso i bassettoni, commissario Bassettoni, in mezzo al campo, lo Zar, Zilischi, in mezzo, Giovara Pocahontas, a sinistra, capitano Psic, e poi abbiamo cose. Questo è il più bello. E poi Dries, chi è? Ah, Mertens, Dries Mertens, e poi il magnifico, Lorenzo. Allora, vai anche Cristiano. Posso dire una cosa? Che non ho mai visto un pre-partita così, con tutto lo studio carico, compatto. Unito. Vedo anche da Torino. Forza Napoli, sì. E quindi lo stanno dicendo un po' tutti. Ma è una squadra simpatica, sì, che gioca un bel calcio e tutti speriamo. Dai, lui, vediamo. Cerchiamo di tenere, no, perché c'è un bel clima, c'è una partita di Champions League. C'è un ragazzo che sta soffrendo. No, perché lui non può... offendere. Ma non ha offeso nessuno. No, ha offeso. Allora tu, se lui pensa di essere sullo stato di Garibaldi, guarda Pesce come è conciato dalla tensione. Già c'ho il poro grosso così, ancora non è incominciato. Vedi con gli occhiali? Ma riesci a fare la cronaca? Ci vedi con gli occhiali? No, ma allora il poro poi condiziona anche l'occhiale, si allarga anche l'occhiale, sì, capito? Quindi è tutt'uno. Stefano, volevo prendermi un secondo per dire due parole anche sulla città che ospita questa meravigliosa competizione. Vabbè, mi sembra giusto, perché di solito... Qual è la città? Real è una splendida città adagiata sull'oceano Indiano e battuta dai monsoni. Conta 4.354.000 abitanti e mezzo. Mezzo, perché c'è sempre il nano. Ed è circondata dalle Alpi. Bravo. Fondata dai fratelli Sergio e Remos, nella sua storia è stata più volte saccheggiata dai pirati bianconeri che solcavano i mari del sud. Bravo. Famosa in tutto il mondo per un'antica tradizione medievale, ultimamente criticata perché comporta la tortura degli animali. Bravo. Sapete tutti di cosa sto parlando? Si tratta della famosissima corsa dei maiali. Bravo. Vabbè, ci sta l'applauso anche a Ruyu, perché devo dire che... Bravo, Vadun è bravo, è bravo. Esatto. E ultimo Stefano, Mimmo, il signor Sarri si presenterà in tuta anche stasera, perché sarebbe ridicolo. Come sarebbe ridicolo? Io penso... È in tuta Sarri, e è giusto che anche se lui ha questa idea, anche al Bernabéu in una serata così, certamente si fosse vestito come... Mimmo Pesce avrebbe fatto un altro effetto, però va bene anche così. Intanto Pesce sta aspettando l'inno, perché Stefano, ma sta così tutta la sera? Non tutta la sera, ma solamente per l'inno. Senti, l'inno, vediamo se c'è. No, questo è... Quella sa tutta. Ma trema o canta? Sotto dove guarda? Guarda dal mincetto. Va bene, allora, Mimmo.
applauso. Questa è una vera serata di Champions. Una grande serata. L'emozione di Michele. Grande serata. Io lo so. Io me lo sento. Me lo sento che possono fare l'impresa. Glaciale. Sì, via. Ecco, partiti. Prima palla toccata dal Real, tutto esaurito naturalmente il Bernabeu, sorprendente come sempre, miedo e scenico, retropassaggio nella zona di Navas. Fa ancora Napoli però, vai Napoli, pesce. Cuba Libre, centralmente, si cerca di mettere a capo ancora la rifilata. Per me è Lorenzo! Gol! 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 Ma cosa fa? L'ha visto prima! L'onda, Loretto Print. Poi Keylor Navas, Carvajal, questo è gol, pareggio del Real Madrid. Karim Benzema, sotto misura di testa, non ha difficoltà perché ha lasciato tutto solo. Bello il cross di Carvajal d'esterno, non poteva farci niente Pepe Reina perché gli spara da 2 metri. Pareggio del Real, 19 minuti. E adesso ve lo faccio vedere. Adesso intanto l'onda, Loretto Print. Supera l'avversario, poi vedo il cross, effetto a basso, all'indietro, tiro al volo, gol! Gol di Toni Kroos! Azione però straordinaria del pallone d'oro Cristiano Ronaldo. Sì, però solo le leggerezze a metà campo. Un'azione stasera. È il gol. Cosa? Mi è bastata un'azione. È la prima. Prima azione di Cristiano Ronaldo, travolgente sulla destra. Adesso ve lo faccio vedere il gol di Kroos, restiamo pure su Mimmo Pesce che purtroppo sì, però Cristiano, Luigi allora, nasce da un errore a centrocampo. Adesso però, la rivediamo, eh. Intanto l'onda Loretto Print. Qua c'è poco da fare errori. Guarda. E il terzo gol del Real Madrid, un grandissimo gol di Casemiro, vedete Mimmo Pesce in condizioni direi disperate, siamo al 55esimo minuto. Il gol dalla distanza, un super gol davvero, non un'azione 3-1 Bayern intanto, manovrata. Il terzo gol del Bayern, dietro Cuba Libre, Albiol, Casatiello, gli restituisce la palla, Cuba Libre, e fa la solita sua cazzata, sempre, ogni partita Cuba Libre, sempre, sta grande pippa di un giocatore. Questa è una pippa, non è un giocatore. Meno male che te lo dici da solo. Da solo, certo, perché non sono come te. Ma De Laurentiis però voleva 40 milioni di un giocatore del genere. Ogni partita fa questo errore. Vale 40 milioni. Vai, Mimmo. 40 milioni. Cuba Libre. Dai, che mancano 20 secondi, cerca di restare sulla palla. Butala dentro. Non ci arriva. Via Varane senza andare per il sottile. Però ancora Napoli può giocare l'ultimo possesso. Vai Mimmo, dai Mimmo, che manca 30 secondi. Pepe, tienila lì, Pepe. Prova a farlo, Mimmo. E allora, cercare in mezzo ancora Pocahontas. Finisce a Monaco intanto. Pocahontas nel secondo tempo. 5-1 per molto. Il Bayern, vai con Napoli. Allà, infilata in mezzo, tacco. Sbaglia Cagliocchi, la recupera ancora il Napoli. 10 secondi, vai 10 Mimmo. Secondi. Forza ragazzi, tanto il Real non gioca più. Tutto a destra, a sinistra, Ulam se la mette a terra col petto, non ha spazio però. Sì. Non ha spazio, non riesce a crossare. Finisce qua. È il paradosso che da quando è entrato Milik non abbiamo fatto un cross in mezzo. Finisce 3-1 allora. Per il Real Madrid. Adesso e vieni, grande Napoli. Dai, com'è? Andiamo molto subito contento. Da Io Mimmo. Sono molto contento. Reazione a caldo della partita. Molto contento perché in alcuni momenti ho pensato veramente che potesse finire decisamente con un passivo più pesante. Siamo stati fortunati perché oggettivamente su alcune situazioni siamo stati fortunati, su altre siamo stati sfortunati. Ricordo la grande occasione di Mertens. Ma risultato giusto? Risultato tutto sommato giusto. E devo dire questo ci permette, come dice Cristiano, di potercela giocare. Io dico che a Napoli ce la giochiamo, rimango della mia idea che il Real è chiaramente favorito, più forte, metteteci tutto quello che volete voi, però un lumicino di speranza almeno ancora ce l'hai. Vediamo anche i numeri della partita, poi facciamo il giro dello studio per tutte le opinioni.